Bentrovati cari amici a una nuova puntata di Canale 10 VIP. Intanto vorrei ringraziarvi per le molteplici mail che mi state mandando, grazie. Risponderò a tutti con un po' di pazienza da parte vostra però. L'ospite di questa puntata è Massimo Bartalucci, scrittore, neoscrittore dovrei dire, perché è il primo romanzo, giusto? Qua, infatti oggi è qui per parlarci del suo romanzo d'esordio, L'erba della tenera follia, che diciamo è un romanzo, è un giallo, un romanzo noir, no? Si può definire così, no? Sì, sì, un romanzo noir, un social thriller, ecco. Come qualcuno lo ha definito. Il protagonista Marco, professore di liceo, ha condotto, diciamo, una esistenza abbastanza tranquilla, anche se poco stimato dal padre, un po' rimproverato dalla madre, che insomma criticato, eccetera. Un giorno riceve un messaggio minatorio sulla segreteria, però io non voglio raccontare altro, racconti lei qualche cosina. Sì, la storia narra appunto di questo, sono due personaggi del libro, un primo personaggio è Marco, con cui ci portiamo progressivamente nella narrazione del libro, e Marco è affetto di questo grande problema di una fortissima normalità, cioè di una fortissima prevedibilità, annoiato dal corso della sua vita, ormai è tutto troppo deciso. È anche molto timido. Molto timido, molto inibito, perché le sue speranze, quello che lui desiderava fare, è stato diciamo castrato, inibito sul nascere dai genitori e un'educazione medio borghese abbastanza restrittiva, che voglio dire, poi incontra Laura, che invece è una ragazza dall'equilibrio un po' precario, che è affetta da disturbi ossessivi compulsivi, sì. Lo leggo, che nasconde un passato oscuro. Ovviamente non possiamo raccontarvi ora cosa è, perché il thriller deve comunque avere una fine a sorpresa, ma loro due si innamorano però. Sì, cioè, dunque, lui si innamora di lei, diciamo. Sì, sì. Laura è l'altra faccia, Laura è l'alter ego, uno diciamo soffre di troppa prevedibilità. C'è un po' di doppia personalità lei, sì, anche, no? Sì, 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 sì. Diciamo che ruota molto su questo fattore, sul fattore di alternare molto anche nei due personaggi la normalità e la prevedibilità di Marco e l'assoluta imprevedibilità di Laura, che è una persona molto particolare, molto sensibile, che soffre ed ha sofferto per tutta la sua vita, ed incontrerà in Marco un punto di appoggio. Quindi dovrebbe essere, diciamo, una cosa dove si può dire meno male che si sono incontrati. Lei dedica il romanzo ai lettori con le seguenti parole, le leggo ovviamente. Dedico questo romanzo a tutti coloro che credono che la normalità sia un punto di partenza e non un punto d'arrivo. A tutti coloro che ritengono che la libertà di poter credere in ciò che pensano sia un diritto inalienabile, anche se non condiviso da tutti. Si riferisce a una cosa in particolare con questa dedica, perché è un po'... Sì, sì, il motivo è questo. Il motivo è che noi tendiamo molte volte a etichettare ciò che va bene e ciò che non va bene, e ciò che è normale da ciò che non lo è. E la normalità in realtà è un punto di partenza, come lo è per Marco, e la normalità è anche la creatività, anche il desiderio di andare oltre determinate barriere che ognuno ha. È un po' il gioco del vivere, dove devi superare te stesso. E la normalità in questo caso è questa pazzia del genio creativo, cioè questa totale capacità di creare e di andare contro a quelli che sono gli archetipi di buon pensare, ma anche di non muoversi e di rimanere sempre nello stesso modo. Senta, a quale motivo, come le è venuto in mente di scrivere un romanzo che è basato su questioni un po' scientifiche di primaria importanza, affronta un tema di spessore generale anche, perché prima di scrivere, o non so ancora, lei lavora nella moda? Sì. Ecco, sì. Come mai è... C'entra niente. No, appunto, la domanda l'ho fatta apposta, non c'entra niente, ma comunque forse c'entra creativa. La creatività, non so precisamente cosa fa nella moda, però diciamo, come mai le è venuto in mente di scrivere questo libro? Allora, l'idea nasce da un'esperienza ovviamente vissuta, che poi alla fine si finisce spesso per scrivere ciò che si è visto e ciò che è sperimentato, sì, nella vita. Io ho avuto modo di frequentare una ragazza, ahimè, che ha avuto disturbi di questo genere, mm-hmm, e ho visto proprio tutta l'evoluzione, da quando era una persona semplicemente sensibile, delicata, ma totalmente, diciamo, fuori, pienamente di sé, poi tutta l'evoluzione della sua follia, e mi ha colpito molto, non solo l'evoluzione della follia, non solo come la mente può totalmente andare in tilt e diventare completamente illogica, ma anche tutto il percorso che ha fatto.
e quanto, ahimè, determinati approcci pseudoscientifici non sono stati in grado di aiutarla. Ahimè. Su queste cose ci sono però, diciamo, anche dibattiti giornalieri in tutto il mondo, no? Come trattare, come curare, come... Sicuramente non è facile, però dalla mia esperienza mi accorsi che l'unica persona che era stata in grado di aiutarla era una psicoterapeuta che però non aveva un approccio tecnico, ma un approccio umano. E quindi all'inizio io vedevo questa ragazza che andava a trovarla e si comportava come un'amica. E poi ho scoperto che era proprio quello, era proprio il suo livello di comunicazione, di affetto che le dava a dargli dei risultati. Chiaramente non è stato sufficiente, ma è stato tutto un percorso, tutta una progressione che nel caso della persona non è andata a finire bene comunque. Quanto tempo ha frequentato questa persona, se posso chiedere? Per 6 anni. Quindi ha vissuto 6 anni tutta questa, cioè credo che chi è affetto, se così si può dire, o chi ha questo problema sta male, ma anche chi sta vicino, sì, no? Sì, io ero fidanzato con la sua sorella gemella, per cui ho frequentato casa continuamente. Comunque, insomma, l'entourage siete stati voi. Sì. Senta, ho notato una cosa, in copertina quella è una foto bellissima, trovo. Riccardo Bartalucci, il suo fratello. Cugino, ecco, ho notato appunto. Senta, come è nato in lei invece la voglia di diventare scrittore? Non dico di un libro del genere, ma proprio, non so, ci si alza una mattina e si dice voglio scrivere un libro, o era un po' che ce l'aveva nella mente? Allora, il mio desiderio è sempre stato quello di comunicare, per cui in vari modi, in varie espressioni. Lo scrivere mi ha accompagnato sempre, io ho fatto teatro, ho recitato, ho suonato, ho fatto musica, diciamo la voglia di esprimermi c'è sempre stata. Sangue, diciamo. Però poi erano tutte cose che nascevano, morivano, e invece un motivo che mi ha accompagnato sempre è questo scrivere. A volte dico che mi capitava anche di scrivere, a volte al ristorante, no? Quando vai a mangiare ti trovi queste tovagliette di carta, allora mentre aspetti io scrivevo continuamente. Come alcuni grandissimi pittori hanno fatto. Sì, che facevano questi schizzi, sì, sì. E allora le così, ha tenuti lei o le ha lasciati al ristorante? Non lasciate al ristorante. Speriamo, perché così domani hanno il primo manoscritto. Ma io credo che li hanno un po' appoltigliati, sai. E comunque, insomma, quindi ce l'ha un po' nel sangue, ecco. Sì, sì, è nato per gioco, mi sono messo davanti al computer, avevo questa storia, mi sono catapultato. E... Ma il libro sta andando molto bene, mi risulta. Sì. Quindi, insomma, compratelo, cari amici. No, lo dico perché è veramente un bel libro ed è scritto in un modo, insomma, che tiene davvero un pochino in tensione, è bello, ecco. E quindi ha intenzione ancora di scrivere libri? Ma io vorrei, come ho visto altri scrittori amici miei, un po' si cerca anche di non farlo, ma quando la bestia è stata alimentata, cioè, difficile frenarmi. Per ora mi sto frenando, anche se ovviamente la storia in testa ce l'ho. Voglio assolutamente scriverlo, io credo che non si debba scrivere tanto per forza, ma si debbano scrivere delle cose. No, quando c'è la storia nella mente. E delle cose che lasciano il segno. Infatti quello che dico del libro, io non posso assicurarti che ti piaccia, però sicuramente un segno te lo lascia. Lei invece sul comodino che libro tiene? O ha tenuto fino a che non c'è? No, il suo no, perché chiaramente... Ho tenuto molto il mio. Però diciamo, insomma, che genere di letture le piace? Guarda, le mie letture sono le più varie. Alterno contemporanee, sia perché mi piace leggere, sia anche perché mi piace vedere poi la letteratura anche in altri casi come si evolve. Ho spesso bisogno dei classici, per cui un riferimento fortissimo come ho è con Dostoevsky. Infatti fui molto attratto dalla sua capacità di interiorizzare, di entrare nell'intimo proprio dei personaggi. E infatti e qualcuno si accosta un pochino a questo che e qualcuno si è accorto che forse c'era qualche similitudine, ma io me lo auguro. Sarebbe è un bellissimo complimento, diciamo, perché Dostoevsky, ecco, non gli ha detto Bruno Rossi. No, infatti. Quindi... Però quello che mi capita spesso di dire del mio pensiero, io leggo di tutto perché sono curioso, leggo libri anche che a volte uno si può vergognare, tipo libri semplici, di storie molto banali, o libri per rimanere in forma, come alimentarsi.
ma ho trovato delle verità filosofiche anche negli approcci culinari. Ma lei cerca in tutti i libri che legge sempre una cosa filosofica? Cioè se legge, non so, Il pepposo dell'improneta, che è con uno spezzatino buonissimo che lei conoscerà, anche lì, oppure lo legge proprio e gli viene voglia di cucinare? No, mi viene voglia di cucinare. Però se quando si mettono insieme gli odori si fa il soffritto, magari la cosa colpisce anche l'aspetto sensoriale, emotivo, non è male. È vero, non avevo letto mai un libro di cucina da quel lato, ma insomma. Per esempio, ci sono dei libri di cucina, uno che ho letto spagnolo, che ogni ricetta culinaria era associata a una poesia. Questo lo trovo molto bello, oppure anche quelli, insomma, di alcuni grandi maestri che hanno scritto dei libri dove parlano anche poi della loro vita, delle loro esperienze, sono in effetti molto belli. Comunque la ringrazio Massimo Bartalucci, essere venuto a noi. Ciao cari amici, alla prossima.